Cari amici della televisione di quotidiano.net, bentornati per parlare di un tema che ci sta particolarmente al cuore, la sicurezza stradale, i provvedimenti che il governo e il Parlamento intendono prendere, che cosa fare per arginare il fenomeno della diffusione dell'alcol fra i ragazzi. C'è un ospite d'eccezione insieme con noi, è il professor Giovanni Flora, presidente della Camera Penale di Firenze, ordinario di diritto penale all'Università di Firenze, nonché uno dei più brillanti avvocati del capoluogo toscano. Buongiorno professore, e Buongiorno. grazie per essere ospite della web TV di quotidiano.net Ma grazie a lei, direttore, della grazie a tutti quelli Nazione.it. che ci ascoltano e ci vedono. La Nazione di oggi ha aperto il proprio fascicolo con Gioventù Alcolica, un'inchiesta molto approfondita che ci racconta come 8 giovani su 10 alzino il gomito. È l'allarme lanciato dall'Agenzia Regionale della Sanità, sempre più ragazzi si ubriacano. Partiamo da qui, professore, qual è la sua valutazione di fronte a questi dati? Ma guardi, i dati sono sconvolgenti, sono impressionanti, ma devo dire che purtroppo non mi meravigliano. Non mi meravigliano perché, quanto io credo di poter capire per quello che è la mia esperienza professionale, la dedizione all'alcol dei giovani è un modo di riempire un vuoto esistenziale che ormai si sta facendo sempre più profondo. Quindi l'idea della trasgressione, l'idea dello sballo, l'idea di trovare un qualche cosa che faccia dimenticare una realtà che non piace, si va sempre più diffondendo. Quindi la diffusione dell'alcol in qualche modo è in linea con l'allontanamento dei giovani dal mondo reale verso il mondo virtuale. Si pensi a coloro che navigano in internet dalla mattina alla sera, si pensi a coloro che con l'iPod si piazzano le loro cuffiette per ore e ore e ore e si isolano completamente dal mondo. Certamente il fenomeno qui però è più preoccupante perché ha delle ricadute sociali e di dannosità sociale, diciamo, gravissime e Ecco, due titoli, allarmanti. professore, di Don Giacomo Stinghi, l'intervento che dice la repressione non basta. Un altro titolo, l'esperto che afferma troppi incidenti dietro l'abuso d'alcol. La repressione non basta, ma mi pare che le nuove norme al vaglio del Parlamento intendono invece intensificare la repressione. Purtroppo devo dire che attualmente la sanzione, il profilo sanzionatorio, il profilo repressivo è diventato l'unico sistema di controllo sociale. Capisco perfettamente che sia necessaria la prevenzione, ma spesso ci riempiamo un po' la bocca, no? Con la parola prevenzione, quando si va a vedere però in che cosa, in Di cosa si parla? concreto, debba consistere la prevenzione, ci rendiamo conto che è un'arma innanzitutto che può avere effetti in periodi molto lunghi e poi che nell'immediato c'è bisogno di dare un segnale in modo che certi fenomeni non abbiano a ripetersi. Direi che paradossalmente qui noi stiamo cercando di fare della prevenzione e educazione attraverso la repressione. Io devo dire che ho visto con favore il disegno di legge approvato già da un ramo del Parlamento e che dovrebbe essere approvato, spero in tempi rapidi, ma ormai non più entro l'estate, anche dall'altro ramo del Parlamento, che può essere, diciamo così, etichettato con lo slogan del tasso alcolico zero per chi guida. Soprattutto per i giovani che hanno questa tendenza a non sapersi trattenere, soprattutto a sottovalutare la gravità del fatto di mettersi alla guida pur non essendo in grado di controllare adeguatamente la propria condotta. Bene, ringraziamo il professor Giovanni Flora per questo suo intervento. Ovviamente vi ritorneremo e torneremo sulla questione perché, come ricordava lo stesso professore, il secondo ramo del Parlamento si deve pronunciare ed è previsto il varo di questa nuova normativa all'inizio dell'autunno. Grazie per averci seguito, grazie soprattutto professore per essere stato Grazie a con loro, noi. grazie a tutti.